Ultima tavola rotonda di questa mattinata sull'emergenza immigrazione e cooperazione internazionale, che sarà introdotta dal dottor Marco D'Agostini, presidente dell'Associazione Nazionale per Giorgio Frassati, dal dottor Rodolfo Giorgetti, esperto di politica dell'immigrazione, dall'onorevole Nino Gemelli, già deputato europeo, e dal dottor Rocco Morelli, del Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell'Amore. Approfitto per chiedere scusa pubblicamente all'onorevole Santolini, che coordinerà l'ultima tavola rotonda, e anche al professor Campino per questo piccolo sforamento di orario. Poi lasceremo alla fine uno spazio per gli interventi dei presenti. Grazie. Grazie molto per l'introduzione, Paolo. Entriamo subito nel vivo perché siamo un po' di ritardo, anzi più di un'ora di ritardo sulla tabella di marcia. E quindi, perché abbiamo legato questi due temi, immigrazione e cooperazione allo sviluppo? Sono tornato da un paio di settimane dall'Etiopia, abbiamo visitato delle regioni particolarmente povere dell'Etiopia del sud, dove le persone non hanno di che mangiare e bere e soffrono di una serie di malattie, perché sono anche persone acculturate, quindi studiano, ma studiano con lampade a cherosene perché non hanno elettricità, quindi si ammalano di fumo e cherosene agli occhi, ai polmoni, hanno delle malformazioni derivanti dalla denutrizione e bevono acqua dei fiumi, quelli ricchi, diciamo tra virgolette, che hanno i fiumi, non depurata, non filtrata. Quindi c'è in villaggi di 4-5.000 abitanti, hanno una propensione all'emigrazione dell'ordine di un centinaio di persone l'anno. Allora il punto è: come possiamo pensare di affrontare strategicamente il tema dell'immigrazione slegandolo dal tema della cooperazione? Il secondo punto che viene dopo è come pensiamo di poterlo fare da soli, quindi alcune battute sull'uscita dall'Europa, uscita dall'euro, uscita da un discorso di cooperazione europea, di solidarietà europea, vanno valutate queste prospettive con particolare attenzione. Il principio di sussidiarietà è un principio, scusate questa divagazione teorica, ma è un principio molto importante della dottrina sociale della Chiesa, che la decisione deve essere la più vicina al cittadino possibile, quindi tutto ciò che può essere deciso in una comunità locale deve essere portato alla competenza dell'ente locale e viceversa deve essere efficace e quindi avere la capacità di comprendere che non può essere efficace su questi grandi temi globali una politica di tipo nazionalista a chiudersi. E mi pare molto efficace, è stato citato il discorso di ieri di Papa Francesco ai leader europei, questo suo richiamo alla lotta ai populismi, i populismi che sono espressioni collettive di individualismo, laddove invece la solidarietà è la risposta più forte al populismo. La solidarietà è intesa come lotta alla collettivizzazione dell'individualismo. E quindi, per entrare nel concreto, ecco con i nostri relatori, che ricordo qui entreremo ecco, su questi temi, il dottor Giorgetti, esperto di politiche dell'immigrazione, l'onorevole Nino Gemelli, non ha bisogno di presentazioni, è stato autorevole deputato europeo, e il dottor Rocco Morelli, che tra le varie rappresenta il Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell'Amore, ma è anche molto addentro a progetti sia di cooperazione internazionale sia proprio inerenti l'importanza dell'energia per dei paesi del terzo mondo. Quindi iniziamo.